Benvenuti a Terra Madre, continuano le interviste con i maestri del gusto. Oggi abbiamo Cristian Ciacci, ciao, gelatiere storico di Torino, riconfermato maestro del gusto, quindi complimenti. Grazie. E io una domanda che faccio a tutti i maestri: cosa ha portato per voi in azienda essere maestro del gusto? Essere maestri del gusto a Torino, secondo me è un plus valore a livello di riconoscibilità, perché comunque il cliente riconosce questa qualifica che tu hai, e poi comunque per noi è molto importante perché abbiamo la possibilità di collaborare con altri maestri e di avere un supporto dalla Camera di Commercio che ci aiuta soprattutto a livello legislativo per quanto riguarda le normative, che in questo momento comunque sono importanti da rispettare ma sono pesanti da seguire. Voi siete aperti dal 1998, tu avevi un percorso nella ristorazione e poi hai scelto di fare l'artigiano del gelato, però cosa significa oggi fare gelato a Torino nel 2024? Io ho cominciato a 9 anni a fare gelato nel ristorante di papà, ho visto gli anni 90 con la gelateria, ho visto i primi anni 2000, oggi è cambiata la clientela in maniera radicale perché innanzitutto è una clientela più informata. Quindi abbiamo dovuto alzare l'asticella. Torino è una realtà importante per il gelato perché comunque ci sono tante gelaterie di grande qualità. Io per fortuna ho dei colleghi con cui oltretutto collaboro, perché a me piace molto collaborare con i miei colleghi, soprattutto con i maestri del gusto. Abbiamo dovuto alzare l'asticella, ma non solo per quanto riguarda l'ingredientistica e per quanto riguarda l'aspetto del gelato, ma anche per quanto riguarda la comunicazione, tutto quello che è l'estetica dei negozi e l'estetica del personale. E quindi è importante, secondo me, essere seguiti dai maestri del gusto perché ce ne danno una grande mano. Grazie Cristian e buona Terra Madre.